Però, ecco, ehi Cloud, ascolta pure te, quindi non possiamo andare. Questa missione è stata un successo, ma non è ancora il momento di rilassarci. La prova più difficile deve ancora arrivare. Non fatevi spaventare da quell'esplosione, perché la prossima sarà ancora più grande. Ci ritroviamo al covo, andiamo. Ok, e adesso qui abbiamo la possibilità di poter esplorare. Ovviamente al momento non c'è niente da fare, perché anche andare da questo lato non ci aiuta, non ci dà nessuna possibilità di interazione. Come potete vedere siamo praticamente in una zona nuova, in una nuova parte di mappa, dove ovviamente ci sono incontri casuali, quindi ovviamente potete anche decidere qualora lo vogliate allenarvi. Tra l'altro ci saranno dei nemici anche abbastanza tosti da affrontare, quindi potete comunque approfittarne per farmare, ma per quanto riguarda il farming avremo modo di fermarci in una zona molto più adatta. Qui ovviamente è solo una perdita di tempo, perché si livella innanzitutto solo Cloud e non ha senso. Quindi quando si va a livellare, molto meglio livellare sempre tre personaggi alla volta. E anche perché avremo modo non solo di livellare il personaggio, ma avremo modo anche di livellare le limit. Quindi sarà un discorso molto più complesso. A me piace di più come sono fatti i bassi fondi qui rispetto al remake. L'idea è che è praticamente sempre notte perché c'è la città di sopra. Beh sì, l'idea fondamentalmente è quella. Vedete, da qua praticamente si va nella stessa zona che però praticamente per il momento non serve a niente, perché si può salire in quella scala, si può raggiungere quel treno, ma al momento è completamente useless. Quindi ve lo faccio vedere così. Qui possiamo parlare col capotreno. Quando hai fatto il ferroviere per tanti anni come me, hai visto molta gente e altrettanti momenti delle loro vite. Persone che si incontrano, che si separano, felicità, tristezza. Dopo un po' di tempo ci fai l'abitudine. A me piacciono entrambe le versioni, se devo essere sincero. Sia del remake che dell'originale. Però è anche vero che l'originale forse è contestualizzato in maniera migliore rispetto al remake. Remake, essendo fatto in chiave moderna, hanno, diciamo, lasciato perdere diverse cose in generale, di senso di opprimento, in generale dal punto di vista anche psicologico, ok? Non ti lascerò andare via stasera, eh? Niente, due che parlano, va bene così. Ok, qui c'è un altro save point, quindi approfittiamone. Dobbiamo salvare sempre e comunque all'interno di. Anche poi effettivamente no, posso fare tutto qua ancora, vero? I salvataggi sono a blocchi qua. Dobbiamo salvare il più possibile perché vi ricordo che essendo una mod potrebbe crashare da un momento all'altro. Quindi parliamo con questo tizio. Ehi! Che diavolo stai facendo? E sparisci, che diamine, eh? Sei venuto a vedere anche tu? C'è stato un attacco terroristico di sopra. Questo fa riflettere. Per esempio, se distruggessero questa torre diventeremmo tutti polvere. Beh, immagino che preoccuparsene non servirebbe a niente in ogni caso. Ehi, da un'occhiata, potresti ammirarlo tutto il giorno, ma sarebbe comunque fantastico. Sì, posso salvare. No, salvare liberamente con la mod l'ho tolto. Perché non renderebbe giustizia al gioco. Quindi devo sempre salvare quando posso. No, l'ho tolta la funzione di salvare ovunque perché non mi piace. Leva la naturalezza del gioco. Tra l'altro questa, per chi non lo sapesse, è un'interazione unica. Quindi può essere, diciamo, sbloccata, tra virgolette, parlando solo in questo momento col tizio. Quindi se ci parlerete in un secondo momento, potrete vedere la sequenza, ma magari non la vedrete come la state vedendo adesso. Ed è il mio posto speciale, ma tu puoi venire quando vuoi. Stammi bene, fratello. Ehi, Cloud, da questa parte, sbrigati. E Barrett che rimane immobile nell'indicarmi la strada, tra l'altro. Guardate che bello. Si è paralizzato.
Qui invece, ragazzi, qui teoricamente ci sarebbe un piccolo trucco che gli speedrunner utilizzano. Io ovviamente non lo farò, perché io voglio giocare il gioco nella sua interezza, no? Io vi voglio portare Final Fantasy VII in tutte le sue sfaccettature, in tutte, diciamo, le sue chiavi di lettura. Però, che cosa si può fare qua? Qui, con un paio di movimenti calibrati bene, si possono superare le guardie e skippare il gioco fino addirittura, sapete dove? A Corneo. Quindi si arriva direttamente alla fase di Corneo. Però ovviamente noi non lo faremo, perché non ha senso. Però gli speedrunner la utilizzano questa meccanica, questa tecnica la utilizzano. Ragazzi, ve l'ho detto, io vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere su Final Fantasy VII. Voi lo vivrete in una maniera totalmente, lo vedrete, anzi, in una maniera totalmente diversa rispetto a come lo avete sempre giocato, lo avete sempre visto. Se vi fidate di me, così come su Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, vi darò tutte le chicche possibili e immaginabili del gioco. Che bello il bambino. Whoosh, boom, Avalanche è troppo forte. Ovviamente parlare con gli NPC è un qualcosa di extra. Ovviamente io lo faccio giusto per dare una completezza al gioco, ok? Non perché è necessario. Grazie per il follow, Loxiantemorax. Benvenuto o benvenuta. Cioè, io sto parlando con gli NPC giusto per darvi un'interezza, una completezza di gioco, di gameplay. Però ovviamente non è necessario parlare con tutti gli NPC, è normale. Hai sentito? No, cosa? L'ultima novità. Pare che ci sia stato un attacco terroristico di sopra e indovinato un po', hanno colpito un reattore Mako. Oh, Final Fantasy VII è anche il mio preferito. Bene, sono contento che ci siano altri appassionati del 7 come me. E poi potete anche rispondere, non sono interessato. Oh beh, scusa allora. Vedete lo scusa lasciato grande, no? Proprio per darvi l'impressione del fatto che lei vi stia praticamente perculando, no? Quindi, oh scusa, sei meglio te allora. Ok, niente da fare. Poi, entrare in casa, non ti apro, vattene. Ovviamente siamo visti, siamo mal visti all'interno di questo quartiere. Poi qui, questa è una conoscenza. Ora, non so se molti di voi lo riconoscono. Chi ha giocato a Final Fantasy VII Remake praticamente lo riconoscerà dai capelli rossi. Però, ragazzi, lui chi è? È Johnny. Oh, wow, sono a pezzi. Adoro i loro cocktail, ma dopo un po' ti salgono tutti insieme. E poi qui c'è. Oh, che diamine! Ma che diavolo sta succedendo stasera? Che poi in realtà. Che diamine è stato tradotto in maniera pulita. In realtà lui diceva oh cazzo, che era tra l'altro censurato con tutti gli asterischi e tutte le altre robe. Però ovviamente la vera traduzione sarebbe oh cazzo, e invece no, oh che diamine, quindi ci sta. Sì, utilizzo Seven Heaven perché sì, ho la versione Steam e quindi sì, utilizzo Seven Heaven. È cominciato tutto con il lungo blackout di poco fa. Pare sia stato causato da dei terroristi. Hanno fatto saltare un reattore di sopra. Io mi stavo semplicemente scolando un po' di birra mentre guardavo le notizie in TV. E all'improvviso mi ritrovo sbattuto fuori. Mi fa davvero infuriare sta storia. Ok, e poi qua, vabbè, non c'è molto che possiamo fare. Da qua possiamo girare. Qui c'è il negozio oggetti, ma per il momento è chiuso. Qui è tutta interazione che non possiamo esplorare. Proprio perché il gioco ci sta dicendo no, devi andare da Barrett. Possiamo entrare qui al negozio di armi, ma ci entriamo dopo. Per il momento possiamo anche farne a meno. Dopo faremo un bel paio di cose. Ok, via libera. Tra l'altro c'è una piccola chicca che se noi andiamo verso l'angolo e non entriamo subito all'interno del 7-Eleven, ecco, oppure restiamo fuori. Per troppo tempo, Barrett ci rinsulta. Ehi, Cloud, porta dentro quelle tue chiappe lente. Esatto, ora possiamo entrare. Niente, questa era una piccola chicca che volevo farvi vedere. E Johnny su DFO. Ok,
Papà! Eh? No. Eccola la mia waifu per eccellenza. Marlene, non saluti Cloud. Eccola lì, bella, voluminosa, come è giusto che sia. Bentornato Cloud, pare sia andato tutto bene. Hai litigato con Barrett? Già, dovevo immaginarlo. Barrett è fatto così. E poi, da piccolo facevi a botte per qualsiasi sciocchezza. Ero un po' preoccupata. Ovviamente per portare Barrett all'appuntamento non c'era bisogno di rispondere a nessun problema o già. Quella è un'interazione che non ha completamente senso per i fini che ovviamente avremo noi nell'appuntamento del Gold Saucer. Quindi potete rispondere quello che volete. La mia waifu è Yuffie. Ah, Yuffie, raro sentire Yuffie come waifu di Final Fantasy VII. Solitamente c'è la diatriba tra Tifa ed Eris, praticamente, che cioè, c'è sempre lo scontro, praticamente, Tifa e Aerith. Invece Yuffie non viene quasi mai considerato. Vabbè, la mia wife è Sephiroth comunque, cioè, giusto per... Però vabbè. Però ci sta. Ho un fiore? E pensate che sono così rari ultimamente. Non crescono quasi per niente qui nei bassi fondi. Ma se qualcuno ti ha regalato un fiore, Cloud, allora... Oh, lascia stare, ho capito. Non è come pensi. Ecco qua. Qui c'è un'altra di quelle scelte che ovviamente vi ho spiegato inizio gioco. Qua praticamente l'interazione sarà tra Barrett e Tifa. Quindi in base a chi regaliamo il fiore aumenteremo i punti per il famosissimo appuntamento. Però che cosa succede? Aumentando i punti di un personaggio, li diminuiamo da un altro. Ok? Ecco, se vogliamo dirla tutta, la mia waifu è Vincenzo Valentino. In questo caso, che cosa dobbiamo fare? Dato che il nostro interesse è nei confronti di Barrett, quindi dobbiamo portare Barrett all'appuntamento, diamo il fiore a Marlene. Se avessimo dato il fiore a Tifa, avremmo aumentato ovviamente i punti con Tifa. Mentre invece in questo caso abbiamo aumentato i punti con Barrett, perché Marlene tecnicamente rappresenta Barrett. E dopo l'interazione con Barrett, con Marlene che ha il fiore, sarà diversa nei confronti di Cloud, e lo vedrete. Ah, non c'è niente come un buon drink appena tornato dal lavoro. E tu che mi dici, Cloud? Mi fai compagnia? Oh, così si fa. Anche se eri un agente Soldier, sei ancora un novellino tra noi, e i novellini ascoltano i loro superiori. Beh, oddio, non esagerare. Oh, Cloud! Tifa è davvero brava ai fornelli. Comunque, lascia che ti dica una cosa. Tifa mi fa sempre assaggiare tutto quello che cucina, ma guardami adesso, sembra una palla. Non so se dovrei sentirmi felice o triste, ma è per i drink e il buon cibo che questo bar è diventato famoso. Tra l'altro, dopo c'è una frase molto ambigua. Non so effettivamente come l'hanno tradotta in questo caso. All'interno ovviamente della mod italiana, però c'è Tifa che praticamente ci offrirà i cocktail e ci dirà: ah, ma io sono bravissima a fare i cocktail. E a me verrebbe, io ogni volta ho sempre risposto: sì, sono bravo a fare i chinotti, però vabbè, mi dissocio ovviamente da questa cosa. Jessie, non mi parli? Ecco qua. Cavolo, mi sa che ho bevuto un po' troppo. Ecco, Jessie è ubriaca, quindi probabilmente molesta. Per cui andiamo via. Marlene non ci parla, proprio. Scusa, Cloud, Marlene è un po' timida. Ok, qui praticamente noi siamo tagliati fuori. Letteralmente tagliati fuori. Ecco. Tu sei malpensante. Sì, un pochettino sì. Sono sempre stato malpensante. Qui non possiamo interagire, ovviamente, non ancora. Tifa è una delfina curiosa. Ecco qua. Interazione obbligatoria. Papà, bentornato! Ecco papà. Oh, che bellino. Eh? Dove hai preso quel fiore? Me l'ha dato Cloud. Oh, sentite Barrett come non è incazzato? Cioè, come solitamente si rivolge a Cloud come uno spregevole insetto. In questo caso ha fatto un oh, nel senso, cioè, non pensavo che Cloud potesse effettivamente regalarti un fiore e quindi ne è rimasto piacevolmente colpito. Questo è il feedback che ci dà appunto la testimonianza che abbiamo incrementato il punteggio con Barrett. Quindi è molto importante
capire chi ci sta parlando, perché in base alle nostre risposte modificheremo ovviamente i punteggi, ma è molto più importante capire la risposta dopo, che è il nostro feedback, quindi capire se effettivamente abbiamo fatto la scelta che ci interessava. E tu gli hai detto grazie? Sentite che addirittura Barrett dice a Marlene di ringraziarci per il fiore, no? Grazie per il fiore, Cloud. Me ne prenderò cura. Tutto bene, Barrett? Alla grande. Tutti dentro, gente. Inizia la riunione. E qui adesso sblocchiamo l'interazione con il flipper. Tra l'altro, altra curiosità che vi do all'interno del gioco, il flipper non è una scelta casuale. Ovviamente Final Fantasy VII è uscito negli anni 90, più precisamente nel 1997, e ovviamente in quel periodo andavano molto di moda le sale giochi. Le sale giochi ovviamente venivano rappresentate da che cosa? Dai cabinati, che ovviamente tu utilizzavi per giocare ai giochi da combattimento, o dai flipper. Quindi di conseguenza l'inserire un flipper all'interno del gioco come passaggio segreto è semplicemente un omaggio ai tempi del, ovviamente, che sono trascorsi, quindi è un omaggio agli anni 90 fondamentalmente, e penso che sia una cosa anche abbastanza carina. A questo punto possiamo parlare con Tifa, quindi sediamoci, ecco qua, siediti un attimo. Che ne dici di qualcosa da bere? Ecco qua, in questo caso che cosa succede? Altra risposta per infrangere il cuore di Tifa. Che a me dispiace, tra l'altro, perché Tifa, tu sai che io per te leccherei il pavimento dove cammini, praticamente leccherei il suolo dove tu cammini, però purtroppo qui Barrett sarà la nostra waifu, quindi mi dispiace. Che cosa bisogna dire in questo caso? Se avessimo risposto qualcosa di forte, avremmo aumentato l'affinità con Tifa, mentre invece che cosa facciamo? Non sono in vena, quindi rifiutiamo il suo invito. Oh, e dai. Guarda che sono diventata brava a preparare i drink. Tutti i clienti dicono che i miei sono i migliori. Lo so. Cioè, tu praticamente basta che sostituisci questa frase con drink e metti chinotti. Cioè, guarda che sono diventata brava a preparare i chinotti. Tutti i clienti dicono che i miei sono i migliori. Cioè, capite un attimo come cambia la frase? Cioè, no? Iniziamo a comprendere dove stiamo andando a parare, però io ovviamente mi dissocio da questa cosa. Ok, e a questo punto, hey Cloud, come ti senti? Come sempre, credo. Perché me lo chiedi? No, niente di che, mi sembri un po' stanco tutto qua. Niente, e a questo punto possiamo andare alla riunione. Dopo aver spezzato il cuore nuovamente a Tifa. Possiamo riparlare nuovamente con tutti. Pensi che io sia troppo ansioso? Già. La prossima missione consisterà nel distruggere il reattore 5. Io sono talmente nervoso che mi battono i denti. Tu invece sei così calmo, come sempre del resto. Non sei mai nervoso per qualcosa? O forse davvero non ti preoccupi di nulla? No, non penso ti sia fatto così. Qui parliamo con te. Cavolo, guarda le notizie, che esplosione. Possibile che sia stata la mia bomba? Altra piccola curiosità. Ovviamente nella sottotrama del gioco è la Shinra che ha permesso all'Avalanche di far esplodere il reattore. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, trattata nel remake. Nel remake, infatti, quando si fa esplodere il primo reattore, si vede proprio l'interazione della Shinra nei confronti del reattore, perché è la Shinra che vuole distruggere i reattori per mettere in cattiva luce l'Avalanche. Infatti la bomba che ha creato Jesse in realtà non era così forte da poter esplodere, da poter far crollare addirittura l'intero settore. La sua bomba era calibrata proprio per distruggere solo il reattore, mentre invece la Shinra ha aggravato i danni. E questo, ripeto, è una cosa bellissima che si vede nel remake. Ed è una cosa che comunque qui, in Final Fantasy VII originale, non è stata approfondita. Ma è una cosa che si può scoprire, ovviamente, leggendo i dossier e informandosi un pochettino all'interno della community di Final Fantasy VII. Ciao Rubrum!
Eppure ho semplicemente seguito le istruzioni del computer. Esatto, perché la bomba di... perché la bomba di Jesse in realtà non era così forte. Oh no, che abbia fatto qualche errore? Ecco qua Barrett che nel frattempo si sfoga. Ehi Cloud, c'è una cosa che volevo chiederti. C'era qualche soldier tra i tizi che abbiamo affrontato oggi? No, nessuno, ne sono certo. Shh. Come mai tutta questa sicurezza? Se ci fosse stato qualcuno di soldier, tu non saresti qui adesso. Maledetto, non darti tutte queste aree solo perché eri uno di loro. Ecco, guarda come Wedge, anzi come Biggs, sta trattenendo praticamente Barrett che si è infuriato. Ecco. Bellissimo. È vero, sei forte. Quando il lavoro me lo permetterà cercherò sempre di seguire questa perfect run. Tranquillo, Rubrum, tanto ricaricherò tutto su YouTube. Quindi non ti preoccupare, la rivedrai magari anche in differita. Incastonato nel tavolo, sì, vabbè, dopo quando è caduto, sì. Ma ricorda, le tue chiappe appartengono ad Avalanche, ora. Non pensarci nemmeno di tornare alla Shinra. Tornare alla Shinra? Tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto. Tutto qui. Torno di sopra. È tempo di preparare i soldi. È tempo di parlare di soldi. Guardate Cloud come va a muso duro con Barrett, no? Cioè, la scena in realtà nel gioco originale non si è mai vista così chiaramente, perché comunque i poligoni dei personaggi traggono anche in inganno un pochettino lo spettatore. Ma invece qua, che c'è un minimo comunque di profondità, c'è un minimo anche di costruzione 3D, si può vedere come effettivamente Cloud vada a muso duro con Barrett, come se non lo temesse. E Barrett comunque è bello grosso, cioè voi lo vedete comunque Barrett come effettivamente anche nel remake è stato reso veramente grosso, veramente enorme. Cloud invece è molto mingherlino. Cloud ha una forza che non deriva dai muscoli, ma deriva appunto dall'energia Mako che ha assorbito e dal trattamento cellulare che poi ha ricevuto dal professor... dal dottor Ojo. Quindi è tutto un discorso genetico di Cloud. La sua forza è un discorso genetico, mentre invece Barrett è proprio forte perché appunto è forte. Io vedo i poligoni di Tifa molto sviluppati. Vabbè, Tifa sì, è molto molto curata, molto sviluppata anche nella mod. Tra l'altro Biggs che ha una crisi epilettica. Aspetta Cloud, Tifa, lascialo andare, pare che gli manchi la Shinra. Sta zitto, non me ne frega nulla né della Shinra né dei soldier. Ma non fraintendere, non mi importa niente nemmeno di Avalanche o del pianeta. Ecco, Barrett impazzisce. Guardate Barrett come impazzisce dopo le parole di Cloud. Bellissima l'interazione di Barrett, fighissima. Ho usato la mod che trasforma Tifa in Lara Croft. Non l'ho vista sta mod. Vabbè, poi ne proverò comunque altre mod per i cazzi miei, ovviamente. Ma questa era... ovviamente non potevo portarle su Twitch in questo modo. Ok, possiamo andare. Cloud, ascolta, per favore, unisciti a noi. Tifa, scusa, ma... il pianeta sta morendo, lentamente, ma sta morendo. Qualcuno deve fare qualcosa. Se ne stanno già occupando Barrett e i suoi di questa faccenda, no? Non ha niente a che vedere con me. Dunque vai via per davvero? Ignorando completamente la tua amica d'infanzia che ti chiede di restare. Ecco. Qua, altra interazione che potrebbe permettere di far salire i punteggi con Tifa o di far salire i punteggi addirittura con Barrett. In questo caso la risposta è scusa. Se non... sì, scusa. Perché è facile a dirsi, in realtà è la traduzione per... sì, scusa. Ti sei dimenticato della promessa? Promessa? Sì, decisamente l'hai scordata. Ricordi, Cloud, è stato 7 anni fa. Alla torre d'acqua del villaggio. Ti ricordi adesso? Sì, quella sera.
Cominciavo a pensare che non saresti venuta e sentivo freddo. Che belli modelli fatti bene anche dei ragazzini. Top. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ti fa super sviluppata anche da bambina, però ok. Allora, avevi detto che volevi parlarmi di una cosa, giusto? Questa primavera lascerò il villaggio e andrò a Midgar. Tutti i ragazzi se ne stanno andando in fondo. Io sono diverso da loro, non vado a cercare un lavoro qualunque. Cloud con la coda. Voglio entrare nei Soldier. E diventerò uno dei migliori, proprio come Sephiroth. Ma ogni volta che sento il suo nome... Sephiroth? Sephiroth l'eroe? L'eroe, sì, lui è il mio eroe. L'eroe del mio cuore. Non è difficile entrare nei Soldier? Probabilmente non potrò tornare qui per parecchio tempo. Finirei sui giornali? Farò del mio meglio. Ehi, promettimi una cosa. Facciamo che se tu diventerai famoso e io sarò in pericolo, tu verrai a salvarmi, d'accordo? Eh? Se io dovessi trovarmi in pericolo, il mio eroe verrà a salvarmi. È qualcosa che ho sempre voluto provare. Lo faresti? Eh? Avanti, promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Cioè proprio palesemente Tifa gliela sta sbattendo in faccia, però vabbè. Bene, sembra che adesso te la ricordi, la nostra promessa. Non sono un eroe e non sono famoso. Io non posso mantenerla. Ma hai realizzato il tuo sogno, no? Sei entrato nei Soldier. Avanti allora, mantieni la promessa che mi avevi fatto. Ecco, Barrett che si arrampica. Aspetta un attimo, agente Soldier. Una promessa è una promessa. Ecco, prendi. Hai ricevuto la paga da Barrett, 1500 kg. Guil, sarebbe la mia paga? Dai, puoi fare di meglio. Ma allora hai un'altra missione pronta, no? Ti costeranno meno di 3000 kill. Che cosa? Va bene, ascolta. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile, giusto? Erano per gli studi di Marlen. Che erano per gli studi di Marlen. 2000! Grazie, Cloud. Ovviamente questa è la classica musichetta del riposo. Quindi quando utilizzeremo le tende, dormiremo in hotel, in albergo, eccetera, eccetera, avremo la classica melodia di ripristino delle nostre, diciamo, dei nostri MP o comunque in generale dei nostri HP, eccetera, eccetera. E invece Tifa è innamorata di Cloud fin da sempre. È Cloud che invece poi si fissa con Eris e manda tutto a puttane, ma poi ovviamente sappiamo benissimo il perché Cloud sentiva quel legame con Eris e non più con Tifa. Buongiorno Cloud, hai dormito bene? Ecco, qui per esempio c'è un'altra risposta che farebbe aumentare l'amicizia o comunque farebbe aumentare i punti di Tifa e un'altra che farebbe aumentare i punti con Barrett. Ovviamente se avessi risposto per forza con te vicino, Tifa si sarebbe arrossito, comunque avrebbe apprezzato e quindi aumenteremo i punti con Tifa. Mentre invece noi dobbiamo aumentare i punti con Barrett, quindi Barrett russa troppo. Shhh. Vai piano, ti sentirà. Barrett è sempre molto teso prima di una missione. Poi, Marlen che sta gestendo il bar, quindi già una barista alla sua età. Perché non mi parli, Marlen? Niente, non mi vuole parlare, ok, scherzavo.
Il nostro obiettivo è il reattore Mako 5. Ci ritroviamo alla stazione. Vi spiegherò tutto sul treno. Cloud, prima della prossima missione c'è una cosa che devo chiederti. Io, ecco, non ho idea di come funzionino le materie. Ti darò la materia che abbiamo trovato, ma tu spiegami come si usa. Ok, questo è il tutorial, fondamentalmente, delle materie. E per chi non ha mai giocato Final Fantasy VII, io consiglio assolutamente di guardare il tutorial. È uno di quei pochi tutorial fatto veramente, ma veramente bene. Veramente, veramente bene. Vi posso assicurare che questo è l'unico tutorial, probabilmente in tutti i Final Fantasy, fatto bene. Se io lo paragono con il tutorial dei Junction fatto su Final Fantasy VIII, mi darei i pugni sulle palle da solo. Ma invece, a differenza di, ovviamente, Final Fantasy VIII, questo è fatto veramente, veramente bene. Quindi lo sfruttiamo per parlare subito delle materie. D'accordo, ti spiegherò come funzionano le materie. Come prima cosa, apri il menu. Conosci i comandi di base, no? Premi menu per aprire il menu. Grazie. E usa i tasti direzionali per muovere il cursore. Quindi possiamo muoverci. In questo modo. Per selezionare una voce, premi conferma. Per chiudere il menu, invece, basta premere annulla. Tutto chiaro? Bene, proseguiamo. Perché in questo caso ci sta facendo vedere il menu? Perché in realtà all'interno del gioco noi non abbiamo mai avuto la necessità di aprire il menu. Quindi non abbiamo mai avuto la possibilità di capire effettivamente come funziona il menu. Mentre invece adesso, con questa scusa, non solo abbiamo la possibilità di aprire il menu, ma abbiamo anche la possibilità di aggiungere una voce in più al menu, che è quella della materia. Vedete, prima quella voce materia non era presente all'interno del menu, quando ho aperto il menu all'inizio del gioco, non c'era. Adesso invece sarà presente. Sì, è sempre materia in realtà, perché è proprio la materia. Cioè, nel senso, viene intesa come oggetto in sé. Quindi è giusto tradotto materia. Cioè, non deve dire materie, perché non stiamo parlando di materie, stiamo parlando comunque di materia, e in generale, anche al plurale, vengono chiamato le materia, perché appunto sono un oggetto con un nome ben definito, che appunto posseggono la... Era tradotto materie? Ah no, e invece no, sul menu è materia comunque. Però penso che nel resto dovrebbe essere tradotto materia, non so se... Io l'ho letto materia forse? Forse per abitudine? Ora ti trovi nel menu principale. Seleziona la voce materia. E ora seleziona un personaggio. Ecco qua. Osserva attentamente la mia arma. Ogni arma e protezione ha degli slot. Scegli in quale slot inserire una materia. Ora seleziona la materia da inserire nello slot. In questo caso la materia energetica, quindi energia. Se vuoi sapere quali sono i suoi effetti, porta il cursore su esamina. È come quando selezioni i comandi in battaglia, porta il cursore su magia e premendo conferma, esatto, potrai notare che le magie a disposizione sono cambiate. Ora sei in grado di utilizzare la magia energia. E con questo sei tutto su come si equipaggia la materia. Visto? Non è difficile. Se vuoi rimuovere una materia, invece, è sufficiente portare il cursore sul relativo slot e premere menu. C'è solo una cosa alla quale devi prestare attenzione. Quando equipaggi una materia, i tuoi parametri cambiano. Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Molto molto importante. Perché è importante? Perché ovviamente in base alle materie, o comunque in generale in base alla materia che andiamo ad equipaggiare, perché giustamente materie
è spicciolo da dire, però viene quasi istintivo dire materia, ma bisogna chiamarle materia effettivamente. Quindi anche in base alle materia che noi andiamo ad equipaggiare, cosa succede? Le nostre statistiche cambiano, e questa è una cosa importante che viene sottolineata, perché se noi abbiamo un personaggio che verrà concentrato e verrà comunque buildato, mettiamola così, sugli attacchi fisici, è inutile caricarlo con troppe magie. Quindi giustamente bisognerà fare comunque una sorta di mix per quanto riguarda la materia, e quindi permettere al personaggio di essere il più equilibrato possibile. Esatto, come potete vedere, alcuni possono aumentare, mentre altri diminuiscono, perché ovviamente viene tutto bilanciato. Normalmente, quando equipaggi materie magiche, ecco, materie, vedi, qua l'hanno tradotto materie, invece quando equipaggi materia magica, il parametro magie aumenterà, magia aumenterà, mentre la forza diminuirà. Insomma, ecco qui, le materie, invece qua è le materia, sono delle armi a doppio taglio. Sul lato sinistro dello schermo puoi vedere che effetti ha la materia su di te. In generale non è saggio abusare di materie magiche. Prova da te diverse combinazioni. Ok, questo è quanto. Ti spiegherò più cose un'altra volta. Bene. Bastardo. Che era quel visto? Non è difficile. Non ci ho capito niente. Bah, comunque, occupati della materia. Sistema delle materie, vabbè, sistema della materia, entra nel menu e seleziona materia, ok, va bene. Ehi, stavolta vengo anch'io con voi. Cloud, ho un messaggio dal signore del secondo piano del negozio d'armi. Dice che ha qualcosa per te, non dimenticartelo. Questo è un indizio fondamentale, ragazzi. Marlene.